Salve a tutti e bentornati su Calamos Strumenti di Scrittura. Oggi andiamo a vedere una penna fra la categoria delle penne economiche che ho qui con me, ma prima di iniziare, se non lo avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mi farebbe sicuramente molto piacere. Se vi state chiedendo dov'è la scatola di questa penna, non c'è. Ve la venderanno direttamente così, in una bustina di plastica. Questa è la nuova Pilot Explorer e viene venduta per circa 22 euro giù di lì in una bustina di plastica senza alcuna scatola. Ma non è di plastica solo la bustina, è di plastica anche la penna, perché questo non è alluminio, ma è plastica, ben fatta, ben rifinita. Questa è la versione rossa con le finiture nere, inciso Pilot sul cappuccio, e questa cosa mi piace, però questo non è alluminio ed è plastica, e a mio parere potrebbe essere anche facile ai graffi, però va bene, una penna molto economica. La penna ha questo pennino in acciaio che io ho nella versione F, feeder in plastica, probabilmente completamente smontabile dalla penna, anche se non ho provato. Generalmente, per come ci ha, diciamo, insegnato la Pilot Metropolitan, queste penne scrivono decisamente bene ed è uno dei motivi per i quali ho voluto provarla. Grandezza della penna, questa è la Lamy Safari, siamo lì più o meno la stessa grandezza, poca differenza, non c'è moltissima differenza, però questa monta cartucce standard, non avrete il converter, vi daranno una cartuccia, ma io l'ho convertizzata perché la voglio provare con un inchiostro diverso dalle solite cartucce, che è il Noodlers Anti-Etam Red, questo qui, che ho già provveduto a caricare nel converter. È un rosso e vedremo come scrive. Ovviamente però in dotazione avrete una cartuccia Pelican standard. E come ormai ci ha abituato la Pilot, quando introduce queste penne, magari della serie economica in Europa, cambia l'attacco della cartuccia da proprietario a standard. E questa, diciamo che è una cosa positiva, anche perché i converter sono più facili a trovarsi, anche se ho faticato ad adattarci un converter perché non tutti si adattavano bene. Quindi ho dovuto cercare un converter che si adattasse bene per quanto fosse standard. Bene, penna economica, ma vediamo come scrive. E per scrivere dobbiamo servirci della carta comune. Questa è una penna che andiamo a utilizzare tutti i giorni, una penna che ci portiamo dietro, che lasciamo sulla scrivania senza doverci crucciare se la dovessimo perdere. Per quanto sono sempre 22 euro, quindi vi raccomando, non perdetela. E andiamo a vedere come scrive questa Pilot Explorer pennino in acciaio F. Pennino preciso, scrittura fine europeo, molto, molto buona direi, e l'inchiostro è il Noodlers, no, e questo è l'Anti-Etam Red. Inchiostro molto molto bello, flessibilità non ne troverete, ma flusso giusto, direi giusto. La penna si comporta bene, tratto fine che a leggera pressione può leggerissimamente
allargare, ma quello che mi piace molto è la scorrevolezza. Come con le Metropolitan, questa è una di quelle penne veramente da avere. In quanto anche a differenza delle Safari che negli ultimi pennini hanno dato sempre qualche problemino, proprio non sono precisi, su questo pennino potete metterci la mano sul fuoco. È un pennino preciso, che può andare bene anche per il disegno, direi. Fine al punto giusto, questo è un F, ma presumo che anche le altre misure vadano bene, non credo che ne facciano molte, forse solo F ed M, qualcosa del genere, però questo è un buon F. Quindi a livello di scrittura, promossa in pieno. A livello di materiali, no, direi no. Continuo a preferire sui materiali la Safari. Però per quanto riguarda la scrittura, nulla da dire, è un'ottima penna, si comporta benissimo, non avrete problemi. Il prezzo è in linea con la Safari, la vedete un po' voi, insomma, è una penna sicuramente economica. Per quanto riguarda la scrittura, un pelino sopra alla Safari. Per quanto riguarda i materiali e la forma, purtroppo no. Va bene. Queste sono le mie considerazioni, questo è tutto per oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!